Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché dopo aver commentato l'M1 e l'M2 come difficoltà di questa seconda parte del crossover Monster Hunter, ora ci ritroviamo a commentare la M3. M3 che come difficoltà risulta essere un po' infame semplicemente per il fatto che non c'è soltanto il primo Rathalos che dobbiamo affrontare, ma ce ne sono due. Quindi abbiamo sia il primo, quello rosso, e anche quello argento, quello grigio, che ovviamente si susseguono in una battaglia unica. Quindi abbiamo la prima fase con il primo Rathalos e la seconda fase col secondo Rathalos. Quindi direi abbastanza carina come challenge. Non ci sono in realtà differenze strategiche per quanto riguarda questi nemici. L'unica, diciamo, peculiarità che dobbiamo sottolineare è il fatto che per l'appunto sono due al prezzo di uno. Quindi dobbiamo avere un team comunque solido, che possa curarsi bene, che possa difendersi bene e che possa fare anche dei bei danni. Il team, come vi ho già detto nel vecchio video, è praticamente lo stesso in realtà, solo che praticamente qui al posto dell'Amulet Tribute, quindi della Core Defender, ho messo il siringone. Perché ho messo il siringone? Ho messo il siringone per avere un piccolo boost negli HP e soprattutto per potermi difendere da diciamo difesa fisica, e cioè potermi aumentare difesa fisica e magica. Qui, a differenza dei vecchi combattimenti, quindi M1 e M2, la difesa fisica che viene ridotta di parecchio potrebbe darvi un po' fastidio, perché si cominceranno a togliere quegli 800, anche 1000 HP, dipende dalla situazione, che effettivamente fanno la differenza tra un attacco e l'altro. Quindi qui mantenere una difesa fisica abbastanza alta o comunque pari, quindi a zero, senza malus, aiuta parecchio, perché gli attacchi fisici di per sé sono deboli. Dei due Rathalos sono molto più forti dal punto di vista magico, però con un debuff di 5 livelli nei confronti dei miei alleati anche l'attacco più debole diventa comunque forte, e quindi mi levano quei 600, 800, 1000 HP che, ripeto, uniti agli attacchi continui che fa soprattutto il secondo Rathalos, possono essere abbastanza fastidiosi. Quindi una buona copertura di difesa e una buona copertura per quanto riguarda gli HP e non dovrebbero esserci problemi. È l'unica modifica che ho fatto, poi per il resto il team è praticamente identico, quindi Sephiroth, DPS magico non elementale, con la Sacrificial Blade, la Kuja Blade per debuffare attacco fisico magico, e qui invece per fare danni magici non elementali per ridurre la stability. Sub weapon tutte che mi boostano attacco magico e ability magica, e infatti come potete vedere sono praticamente al massimo di tutto, e le statistiche ovviamente lo confermano. Matt ovviamente curatore barra supporto, quindi cure più supporto difensivo sia dal punto di vista fisico che magico, limit per cancellare subito il buff magico nelle situazioni più estreme, e ovviamente sub weapon che aumentano healing e buff duration, HP difesa magica, e poi la spada di Cloud che mi serve per boostare l'attacco fisico del mio DPS. DPS sempre al solito Cloud, DPS Tuono, Set Arcanum Tuono, Glavenus Sword, che anche in questo caso potete sostituire con quello che più vi aggrada se non avete pullato su questo banner, Summon Dinamu, e poi tutte le armi che mi boostano sia gli HP che ovviamente il danno tuono. Infatti come potete vedere abbiamo boost attacco fisico e boost lightning abbastanza alti, non altissimi, però comunque sono molto molto buoni e quindi mi consentono di fare più danni. Veramente, per quanto riguarda il setup, è lo stesso identico di quelli che avete già visto, quindi non ho altro da aggiungere fondamentalmente, e vi lascio al commento della battaglia M3 della collab, comunque del crossover Monster Hunter. Let's go.
参加します。1.618033。 参加します。速やかに対処します。やってやる。状況は。
訓練と同じですね。